Prima di iniziare con il video vi comunichiamo che da qualche giorno siamo presenti anche sul sito Viola, dove faremo delle live a tema videogiochi strani. Link in descrizione. Dopo aver parlato del divertimento dei Crash per PlayStation 1 con un vostro non indifferente gradimento, ora è il turno di analizzare quelli relativi alla PlayStation 2. Iniziamo subito. In seguito ai primi tre capitoli, il titolo che apre le danze della seconda PlayStation è Crash l'ira di Cortex. Uscito nel 2001, seppur con una trama diversa, ricalca per certi versi il terzo capitolo Warped della console precedente, riprendendone molte modalità di gioco. Le novità più rilevanti riguardarono il progresso nella grafica e l'aspetto più definito dei personaggi. E a proposito dei personaggi, in l'ira di Cortex, Coco, la sorella di Crash, si può utilizzare in livelli dove prima non poteva essere utilizzata. Nei precedenti capitoli, infatti, il suo contributo si limitava alla guida di moto d'acqua o al cavalcamento delle tigri. Successivamente, agli albori della PlayStation 3 uscirono prima Crash of the Titans 2007 e Il Dominio sui Mutanti l'anno seguente. Titoli di cui abbiamo già parlato non bene in precedenti nostri video. Chi ci segue da tempo, infatti, si ricorderà delle nostre critiche riguardanti lo stravolgimento del personaggio di Crash, sia dal punto di vista estetico quanto comportamentale, oltre che per le ulteriori modifiche dei livelli, troppo in rottura rispetto ai capitoli gloriosi. In merito agli spin-off ricordiamo i capitoli dedicati alle corse. Crash Nitro Kart del 2003, che non fu altro che il restyling moderno di Team Racing per PlayStation 1, e Tag Team Racing, esperimento che tutto sommato allora si rivelò carino e particolare. Ma voi a questo punto penserete, e Twinsanity? Essendo la vera perla dei capitoli di Crash per la PlayStation 2, lo consideriamo il migliore tra quelli usciti agli inizi degli anni 2000 e pertanto abbiamo deciso di parlarne per ultimo. Uscito nel 2004, la trama vede Crash e Cortex insolitamente alleati contro un nemico comune, i gemelli cattivi. I personaggi utilizzabili sono tre, oltre ovviamente Crash e Cortex con la sua pistola si aggiunge la new entry Nina Cortex, nipote del nostro alleato che si trova in una scuola per persone malvagie. Il rapporto tra questi non è però proprio tra i migliori, non mancano infatti i bisticci e le risse senza esclusione di colpi. In questo titolo troviamo anche altre facce già viste, vecchi personaggi come gli indigeni, i nemici storici di Crash come Ninjin, Dr. Brio e altri. In Twinsanity si è sperimentato molto e si è cercato di fare qualcosa di diverso, in questo caso riuscendoci completamente. È stato un gioco che mi ha divertito tantissimo, seppur nelle difficoltà in qualche punto della storia. Ma a volte si sa, la bellezza di un gioco sta anche nella sua difficoltà. Essendo stato uno dei primi titoli che ho avuto per la PlayStation 2, lo ricordo con piacere in quanto gli amici venivano a casa per provarlo. Questo video finisce qui. Ricordatevi di iscrivervi e mettere mi piace. Noi ci vediamo alla prossima!